Ciao a tutti, vi do benvenuto sul mio canale Voice of Africa. Se oggi è il primo giorno che stai guardando questo canale, mio nome è Nyako Blanks Nebeneza e stai guardando Voice of Africa. Questo canale è per migrazione, integrazione, cultura africana, cultura europea. Vogliamo creare una famiglia grandissima, bellissima, che non riguarda i colori di pelle, da dove viene la persona. Ma insieme possiamo crescere a fare una buona integrazione, sia neri, bianchi, asiatico o qualsiasi persona. Vi do ancora benvenuto su questo canale. Se non hai guardato i primi 6 video, soprattutto la prima parte di Sposeresti un Africano, era molto interessante per vedere come rispondere alle persone se vogliono sposare africani o no. Vi ringrazio tanto per il commento che mi avete lasciato la prima parte. Oggi facciamo la seconda parte. Senza perdere tanto tempo, andiamo fuori a chiedere persone questa domanda. Prima di andare, per favore, vai sotto questo video e cliccare su subscribe e lasciami il tuo commento, cosa ne pensi su questo video. Quindi iscriviti al canale, così ogni volta che metto un video vieni direttamente la notizia, così puoi prendere subito a guardare senza perdere tanto tempo. Buongiorno. Buongiorno. Per piacere vuoi chiederti una domanda? Certo. Se fossi sei single, sposeresti un'africana? Sì, certo. Perché? Perché se mi innamoro, se mi innamorassi di un'africana, cosa? È come se mi innamorassi di una cinese. Io, la mia compagna è turca. Oh, ok. Quindi va benissimo. Cosa ti piace sugli africani? Dell'Africa mi piace tantissime cose, mi piacciono trovo che ci sia, che siano, gli africani in generale siano molto belli, tanto belli, e mi piace tantissimo la potenza degli africani, anche proprio la forza fisica. Hai avuto la possibilità per conoscere un africano come amici? Sì, a voglia. Per fortuna ci ho anche lavorato insieme a tanti amici africani del Senegal, di Saint-Louis e di Dakar. Sono persone fantastiche. Io amo molto l'allegria dell'Africa, la storia dell'Africa, le favole dell'Africa. Soprattutto per i bambini sono meravigliose. Grandi, grandi. La ringrazio tanto. Grazie a te. Ciao. Ciao. Sì, adesso mangiamo questo. Sali su. Ciao, bello. Ciao. Come stai? Posso chiederti una domanda? Vai pure. Sposeresti un africano? Perché no? Perché l'amore, sì. L'amore è una cosa. La provenienza è una questione di sentimenti e di quello che si prova per un'altra persona, indipendentemente da come essa sia. Hai avuto l'opportunità di conoscere questa africana come amica? Personalmente no, tramite amici, comunque persone provenienti dall'Africa sì. Ti ringrazio. Prego. Come stai? Sei single, vero? Come? Sei single? No, bene, sì. Ah, ok. Se fosse sei single, sposeresti un africano? Sì. Come? Sì, perché se mi innamoro di un africano
cosa ti piace di più del sud africano? Penso che mi piacerebbe come un altro. Hai avuto l'opportunità per conoscere gli africani come amici? Sì. Ti ringrazio tanto. Ciao. Ciao bella. Posso chiederti una domanda? Sì. Sei single? Sì. Ah, allora, benissimo. Sposeresti un africano? Sì. Perché? Perché siamo tutti uguali. Non c'entra niente il colore della pelle. Hai avuto la possibilità per conoscere un africano? Ho tanti amici. Sì. Come è stata la vostra reazione? Normalissima. E cosa ti piace di più sulla vita? Mi piace tanto la cultura, perché rispetto alla nostra cultura ci sono differenze e mi piace conoscere e vedere le cose nuove, le cose nuove. Ti ringrazio tanto. Grazie. Ciao bella! Ciao! Amica? Sì! Sei single? Sì! Ah, allora dopo questo video parliamo! Cosa è più una persona? Quando sono più grande? Sì! Ha avuto la possibilità di conoscere una persona con un fidanzato, un amico? Una delle mie migliori amiche viene dalla Nigeria. Oh, ok, adesso è finito. Disponibile. Allora? Mio padre lavorando sulle navi da in Marocco. E quindi ha il sangue di Africa. Sì. Allora, ti ringrazio tanto. Prego. Ciao bella! Ciao! Posso chiederti una domanda? Certo! Prima di tutto, sei single? No! Ok, va bene, va benissimo! Sposeresti un africano se fosse sei single? Allora, certamente, perché io non... per me non c'è differenza tra africano o altra cultura, altra nazionalità. E quindi se mi trovassi bene con qualsiasi persona sposerei qualsiasi persona. Ma hai avuto l'opportunità per conoscere un africano come fidanzato, come amici? Allora, come fidanzato no, come amici sì, come amico sì, diversi. E non ho pregiudizi verso nessuno, né stereotipi alcuno, e quindi ho trovato la persona perfetta, la persona più aperta e viva la diversità, che tra l'altro c'è anche diversità tra italiani, tra tutti noi, quindi siamo tutti uguali, il colore della pelle è solo una differenza. Cosa ti piace di più sull'Africa? Cosa mi piace di più, esteticamente o in che senso? Sì, ognuno ha le sue preferenze, no? Qualcuno piace i colori, gli africani, alcuni piacciono come la forma degli africani. Cosa ti piace sugli africani proprio? Allora, mi piacciono i vostri tratti, soprattutto della faccia, molto marcati. Le labbra molto carnose e il vostro naso.
Allora, ti ringrazio tanto. Benvenuti a casa. Avete sentito quello che dicono le persone? Vuoi sentire cosa ne pensi tu? Se sei un africano, sposeresti una persona bianca o no? Lasciami il tuo commento sotto questo video. Per favore, ti chiedo di iscriverti a questo canale così possiamo crescere e ogni settimana facciamo ancora un video. Ti ringrazio tanto, ci vediamo settimana prossima con un altro video. Ci vediamo, Dio ti benedica.